La campagna elettorale è iniziata, sta per iniziare, quindi diciamo, a molti capiterà di dare dei numeri. Oggi voglio darvi anch'io qualche numero e prendo spunto dalle dichiarazioni del commissario europeo Moscovici che, intervenendo alla ricorrenza degli auguri alla stampa, in una conferenza stampa ha dichiarato di essere molto preoccupato per il futuro politico dell'Italia, che genererebbe un rischio politico-economico per l'Unione Europea, in particolare per l'Eurozona, perché qualcuno si propone di sfondare il limite del 3% al rapporto fra deficit e PIL. Ogni riferimento in particolare al 5 Stelle, ma anche alla Lega, era puramente intenzionale, il che ovviamente configura un'interferenza nel nostro processo politico. Ma insomma, non voglio entrare in questi tristi dettagli. Voglio invece darvi qualche numero. Siete pronti? Allora, 5,09, 4,81, 4,03, 3,92, 3,58, 3,4, 3,03. Che cosa sono questi numeri? Sono i numeri del deficit francese. Eh sì, dal 2011 al 2017. Quella per il 2017, 3,03, è solo una stima. Potrebbero fare meglio. O potrebbero fare peggio, ma comunque allo stato la stima è oltre il 3. Adesso vi do degli altri numeri, siete pronti? 3,7, 2,9, 2,9, 3,02, 2,6, 2,4, 2,2. Che cosa sono questi numeri? Sono il rapporto fra deficit e PIL dell'Italia, che, come avete visto, come insomma, emerge chiaramente, come diciamo, gli economisti dovrebbero sapere, anche se non spesso lo dicono, e come i giornalisti dovrebbero sapere, ma nelle rassegne stampa non ho visto citata questo ovvio dato di fatto, ha avuto un rapporto deficit-PIL sempre, che vuol dire sempre, più basso di quello della Francia, da cui viene Moscovici. Ora, tanto per darvi un'idea, dallo scoppio della crisi, cioè dal 2003 ad oggi, il deficit francese è stato regolarmente 1,3 punti percentuali di PIL superiore in media a quello italiano. E naturalmente potrebbe andare peggio, non perché potrebbe piovere, ma perché nei prossimi anni le previsioni del Fondo Monetario Internazionale, che come sapete è una accolita di simpatici buontemponi ottimisti, che cosa ci dicono? Che questo scarto aumenterà, cioè se fino ad oggi, dal 2008 al 2017, la Francia ha fatto 1,3 punti percentuali di deficit in più dell'Italia, si prevede che dal 2017 al 2022, perché sapete che lo scenario del Fondo Monetario Internazionale è a 5 anni, farà 1,7, cioè arrotondando 2 punti di PIL di deficit in più dell'Italia. Ecco, questo è il paese che esprime il commissario europeo che viene a dire a noi chi dobbiamo votare, o meglio chi dobbiamo non votare, ma è sempre un'interferenza e non è un'interferenza di hacker russi sulla base del fatto che noi saremmo un paese fiscalmente non virtuoso quando invece vuoto per pieno durante la crisi abbiamo fatto in media un punto e mezzo di deficit PIL meno del paese dal quale lui viene, avendo avuto anche responsabilità di governo in questo periodo. Voglio aggiungere una cosa. Perché naturalmente quando si parla di questo c'è sempre qualcuno che ti dice: ma c'è il problema del debito. Certo, è indubbio, il debito dell'Italia in rapporto al PIL è di circa oltre una trentina di punti percentuali superiori. Resta il fatto, però, che questo debito è aumentato anche in Francia. Quindi non solo la Francia ha regolarmente sforato il criterio del deficit, ma non ha neanche rispettato quel criterio che era un criterio di Maastricht, ovvero che i paesi che sforavano il criterio del deficit avessero comunque un debito che stava diminuendo. In realtà il debito in Francia è aumentato. Quindi anche qui non ci siamo.
Va detta un'ulteriore cosa, un'ultima cosa e poi vi lascio, perché i numeri che vi volevo dare ve li ho dati, ed è questa, che durante il periodo della crisi, quindi dal 2011 al 2016, che è l'ultimo dato consolidato che abbiamo, perché quello del 2017 ancora è provvisorio, in Francia il rapporto debito-PIL è aumentato di 11 punti percentuali, in Italia è aumentato di 16 punti percentuali. Noi abbiamo fatto l'austerità, ve l'ho detto, abbiamo avuto un punto e mezzo circa di deficit meno di loro e siamo andati peggio in termini di debito. Loro non l'hanno fatta e nonostante il debito sia aumentato anche da loro e quindi violano due criteri di Maastricht, tutto sommato da un punto di vista della sostenibilità fiscale gli è andata meglio. In altre parole, l'austerità non solo uccide l'economia, ma uccide anche la finanza pubblica. Ecco, nonostante questo sia ormai evidente e si conoscano anche i motivi teorici, i lettori del mio blog, insomma, li ho annoiati spesso con questo, si continua ad andare avanti e a influenzare il processo politico, cosa che dal mio punto di vista di economista non è solo inopportuna per un problema di democrazia, ma proprio perché lo si fa sulla base di regole che non solo sono fallimentari in teoria, ma hanno anche dimostrato di esserlo in pratica. Di che cosa altro abbiamo bisogno per dire basta?